Χείριστα ουδεπόπουλ. Ουδήκαμε ώρα. Speriamo che nessuno si accorga di me. Eccoti, Alexios. Presto, Pericle potrebbe essere dentro. Che ti prende? Febe è stata uccisa dai soldati della setta, prima che potessi raggiungerla. No, no! Febe! È morta per strada, da sola. No, tu l'hai trovata. Non era sola. Io lo so quanto ti fosse amica. Non permetterò che la facciano franca. Devi combattere per lei. Aspasia, sei qui? Ci sono tracce di Pericle? Se è qui, sarà dentro a pregare. Si è rifiutato di rimanere nella villa. La situazione è ancora peggiore nell'Agora. È un disastro. Ora agiamo. Parleremo più tardi. Pericle... Presto! Distruggerò tutto quello che avete creato. Atene è mia. Pericle! Fuori dai piedi! Tutto è perduto. Era un grande uomo. Forse più grande di quanto non sapremo mai. Dobbiamo portarla via da Atene. Useremo la mia nave. Dobbiamo andare. Non lasciamo che muoia invano. Mai. Dobbiamo fare in fretta. Statemi vicino, per sicurezza. Ah.
Fermi! Cleone ha ordinato che nessuno lasci Atene e vuole che gli sia consegnata Aspasia. Non succederà. Andiamo! Non lasciateli andare. Vuoi morire? No! Spegnetelo! Ti ammazzo! È tutto a posto ora. Andiamo. Noi restiamo qui, Alexios. Cosa? Perché? Il mio lavoro è qui. Non posso abbandonare gli ateniesi in questo stato. Non ti serviamo per proteggere Aspasia. Lascia Atene a noi. Hai visto cos'è successo a Pericle? Vuoi che ti accada la stessa cosa? Se ogni opposizione sparirà, il popolo non si rivolterà mai contro di lui. La città ha bisogno di me. Sei sicuro? Ho vissuto come un ateniese. E morirò come un ateniese. Allora fate una cosa per me, entrambi. D'accordo. Recuperate il corpo di Febe. Donatele una sepoltura adeguata. Tutto quello che merita, e anche di più. Grazie. Dobbiamo andare, Alexios. Mi aspetto di rivedervi entrambi, vivi! Più ci allontaniamo da Atene, più tutto sembra tranquillo, come se regnasse la pace. Ma sappiamo che non è così. Mi dispiace, Aspasia. Per Pericle. E per Atene. Non devi scusarti di nulla. Non farlo. Mi sento come se avessi deluso tutti. Non li ho fermati quando dovevo. Ho preso le decisioni sbagliate. Non è colpa tua. Nessuno ha colpe se non la setta di Cosmos. Farò implorare pietà a ognuno di loro prima di ucciderli. Quel momento arriverà. Ora pensiamo al futuro. Sai dove andare? In realtà speravo che mi aiutassi tu. Sì, certo. Questa donna... Fenice. La sua nave si chiamava Canto della Sirena. Fenice? Sì, conosco il nome. Secondo le ultime notizie, la sua nave era ormeggiata all'isola di Nasso. Allora andremo a Nasso, a incontrare Fenice.